Anche oggi siamo in diretta qui dal Climate Fest e al momento ci troviamo allo stand, come potete vedere, di Sea Shepherd. E ci troviamo con Danilo, giusto? Ciao, che è qui sì, proprio corretto. A rappresentare questa associazione. Sì. Quindi, se vuole raccontarci un pochino qual è il goal di questa associazione e cosa fate per l'ambiente. Ok, allora io mi chiamo Danilo, sono uno dei tanti volontari di Sea Shepherd Italia. Sono qui con altri due volontari e oggi ne arriveranno altri. Sea Shepherd è un'associazione che nasce nel 1977, quindi è più di 40 anni che agisce a protezione degli oceani di tutto il mondo, degli oceani e della loro biodiversità. Lo fa tramite l'azione diretta. Che cosa vuol dire? Che a differenza magari di altre realtà, interviene sul campo. Sea Shepherd ha una flotta di 12 navi, frutto di donazioni, e durante tutto l'anno in tutti gli oceani del mondo agisce principalmente contro la pesca illegale e lo fa appunto mandando le navi a contrastare questo fenomeno. Non è l'unico ovviamente, questo è il più eclatante, le attività di Sea Shepherd sono molteplici e Sea Shepherd Italia nasce invece nel 2010, quindi siamo al 12° anno, è cresciuta molto e anche Sea Shepherd Italia sta effettuando da diversi anni campagne sul territorio nazionale. Quindi come mai se avete deciso di partecipare proprio al Climate Fest, a parte che direi che reincarnate perfettamente il concetto dietro, ma avete deciso anche di venire qui sul territorio di nella nostra città di Milano? Certo, beh, noi operiamo su tutto il territorio nazionale, in particolare per questa manifestazione è il secondo anno a cui partecipa Sea Shepherd. Siamo stati invitati, quindi noi con enorme piacere condividiamo questa cosa, nel senso che sicuramente ci fa piacere poter fare in modo di farci conoscere, di far conoscere Sea Shepherd. E poi l'altro punto è che ovviamente noi condividiamo il messaggio che è comune a tutte le realtà che ci sono oggi, in questi quattro giorni, che è quello dell'urgenza. In particolare, sì, come sarà evidenziato in questi giorni, il tema centrale è il cambiamento climatico. Questo incide molto anche sugli oceani, che tra l'altro danno fino al 70% dell'ossigeno al nostro pianeta, quindi sicuramente il cambiamento climatico influisce in maniera determinante anche sulla sopravvivenza degli oceani e quindi del pianeta stesso. E noi condividiamo con queste associazioni, con queste realtà, proprio questo messaggio di urgenza. Cioè, Sea Shepherd da quando è nata è un'associazione che agisce, quindi è proprio per non perdere tempo a fare proteste o altro, ma essere presenti nel momento in cui ci sono questi misfatti a danno del pianeta ed essere sul posto per contrastarli. Quindi comprendiamo benissimo il messaggio dell'urgenza e speriamo che questo messaggio arrivi forte al di fuori di questa manifestazione, che arrivi al singolo individuo, che a volte non si rende conto di quello che può fare anche da singolo. Tutti i giorni mettendo in pratica alcuni accorgimenti che poi sono molto semplici per contrastare questo fenomeno. Quindi c'è bisogno di un contrasto diretto e anche immediato, c'è bisogno che ogni singolo individuo piano piano inizi ad impegnarsi in queste cose. Quindi se qualcuno volesse anche provare ad approcciarsi alla vostra associazione, se avete dei social o anche un contatto diretto con chi vorrebbe fare da volontario, come si dovrebbe fare? Allora, perfetto, tanto Sea Shepherd ha sempre bisogno di volontari. Perfetto, un invito a casa. Esatto, si basa sul volontariato, quindi tutte le persone che vedete qui sono persone che dedicano il loro tempo e quello che possono proprio al bene dell'associazione, perché credono in questo messaggio che è molto forte. E, quindi ci si può iscrivere come volontari tramite il nostro sito, ci si iscrive online e si può fare domanda sia per fare il volontario di terra che quello sulle navi. Anche se una cosa non esclude l'altra, quindi si può partire facendo cose come vedete qua oggi, che è la divulgazione di quello che è Sea Shepherd, oppure le conferenze o farci conoscere, e poi è permesso anche, anzi siamo invitati nei volontari a partecipare proprio alle azioni dirette, quindi alle campagne sia su terra, perché si fa il contrasto anche via terra, certo, e sia sulle barche, sulle navi proprio in alto mare per contrastare i fenomeni di pesca illegale. Quindi il nome del sito o delle vostre pagine? Allora, noi abbiamo proprio il sito che è www.seashepherd.it e poi le pagine con Sea Shepherd Italia sia di Facebook, Instagram, insomma tutti i social sono troverete la nostra associazione. E poi immagino che dai social si saprà anche se ci sono interventi più immediati oppure se partecipate a conferenze lì verrà pubblicizzato. Sì, c'è una parte, soprattutto nella parte di Facebook Sea Shepherd Italia,
c'è una pagina, cioè una sezione dedicata agli eventi. Infatti gli eventi sono su tutto il territorio nazionale, sono di vario tipo, certo. E consultando quello lì si può sapere in anticipo appunto dove poterci trovare. E sui social trovate anche gli aggiornamenti sulle campagne operative, che sono in realtà la linfa, l'attività principale della nostra associazione. Quindi lì si possono trovare gli aggiornamenti. Ripeto, le campagne sono in tutto il mondo, sono molto impegnative perché ovviamente vanno da quella antartica che adesso è stata felicemente risolta, mm-hmm. perché grazie a Sea Shepherd della caccia alle balene nell'oceano antartico non c'è più, dopo 12 anni di continui contrasti con le baleniere giapponesi. Mm-hmm. Però ci sono tantissime altre cose negli oceani che non si conoscono, tanta altra devastazione portata appunto da questi fenomeni che sono oltre al cambiamento climatico, oltre all'inquinamento sia da plastiche che da idrocarburi che altro, e sia la pesca illegale, che è un fenomeno probabilmente sconosciuto ai più, ma che forse è in questo momento il più devastante, e anche la sovrappesca, cioè la pesca commerciale intensiva. Quindi tutti questi fenomeni, ovviamente Sea Shepherd agisce contro l'illegalità, però pone l'attenzione, cerca di porre l'attenzione di tutti, altri fenomeni che non sono illegali, che però portano appunto allo scempio del pianeta. Su fenomeni che magari noi, che non siamo così informati, non di noi non conosciamo neanche l'esistenza. Quindi esatto. È bello avere un occhio, non per forza critico, ma almeno che ci dia l'opportunità di vedere cosa effettivamente sta succedendo al nostro pianeta e capire anche come noi direttamente possiamo aiutare a migliorare questa situazione. Assolutamente. Infatti ti dico che le campagne attualmente di Sea Shepherd vertono proprio anche in questo, cioè aiutare per esempio i paesi che hanno meno possibilità economiche nel contrastare il fenomeno della pesca illegale. Questi paesi sono soprattutto nella parte occidentale dell'Africa e chiamano Sea Shepherd per collaborare, per dare una mano. Quindi Sea Shepherd fornisce la nave e l'equipaggio che ha l'esperienza e il need to know per effettuare queste operazioni, e il governo mette a bordo delle navi i propri ispettori della pesca, le proprie guardie della capitaneria o delle forze armate loro, della marina militare. Quindi grazie a questi poi loro possono intervenire sui pescherecci per fare i controlli, eventuali sequestri, eventuali sanzioni. E questo fenomeno è sempre più diffuso perché, vista l'efficacia e i risultati ottenuti, sono sempre più nazioni che chiedono l'aiuto di Sea Shepherd a livello governativo proprio. Quindi non è una lotta in generale alla pesca, è una lotta alla pesca illegale e tutto quello che può far male al nostro oceano e quindi alla nostra casa. Assolutamente, ci sono tantissime cose, come dicevi prima tu, che magari non si conoscono, eppure stanno portando veramente morte e devastazione. Quindi non è solo la campagna per salvaguardare e salvare i cetacei, ma ci sono fenomeni attualmente molto più preoccupanti, e sono quelli proprio che stanno diminuendo le riserve di vita negli oceani, e sono quelle che maggiormente incidono. Okay, al degrado il degrado che è esponenziale, mm-hmm. e alla morte che viene portata negli oceani, insomma. Certo, allora grazie mille perché ci ha mostrato un lato che appunto non sempre vediamo, quindi andate anche voi da casa a controllare sul loro sito per rimanere anche updated con tutti i nuovi incontri, tutte le informazioni. Grazie mille veramente e grazie, buon Climate Fest. Grazie, arrivederci.